È un'autostrada pericolosa. Io credo che con le capacità tecnologiche che adesso abbiamo, poter anche inserire alcuni dispositivi di sicurezza in ogni singola automobile, inclusa anche una sorta di scatola nera per capire se ci sono poi anche dei problemi di velocità o di altro tipo, sia assolutamente alla portata. Mi piacerebbe che ci fosse la volontà politica di chiederlo. L'ennesimo incidente su quel tratto particolare di autostrada fa tornare i primi cittadini dei territori interessati sul piede di guerra. Di appelli ne sono stati lanciati molti finora, ma ora non si può più essere sordi. Non è una sfida che i sindaci possono affrontare o vincere da soli, quindi ci vuole la politica a tutti i livelli e ci vuole una forte volontà e credo che ormai, diciamo, il conto delle vittime sia così salato che non ci vogliono altri motivi per individuare questa come una priorità, anzi la priorità. Eppure i lavori stanno procedendo, anzi sarebbero anche in anticipo, secondo quanto riferisce il presidente di Autovie Venete. Stato i lavori della terza corsia esattamente nei termini, addirittura in anticipo rispetto alle previsioni che erano state annunciate. L'opera prevista dal 2001 al 2005 individuava questo tratto di autostrada con lavori dal 2023 al 2026, termine che poteva slittare di un anno per la questione Covid. Nella realtà siamo addirittura in anticipo. Terminare i lavori sì, ma poi c'è un altro fronte altrettanto fondamentale su cui porre l'attenzione. Ho il massimo del rispetto per le persone che lasciano la vita o che vengono ferite in incidenti, però devo anche dire che siamo di fronte a dei comportamenti di utenti della strada che francamente sono sanzionabili, perché quando si scopre che automezzi arrivano a piena velocità dopo che sono stati annunciati nei pannelli fissi e nei pannelli variabili rallentamenti, dopo che tutti gli altri rallentano e se del caso si fermano e qualcuno arriva senza fare un solo metro di frenata, forse c'è da chiedersi se l'imprudenza non sia davvero la causa di questi incidenti e se c'è l'imprudenza è ovvio che il messaggio deve essere verso una cultura della sicurezza ancora più accentuata. Nelle strade bisogna stare attenti, non bisogna distrarsi dal telefono, dal televisore o da molte altre ragioni. Di diversa opinione i consiglieri regionali del PD Veneto Zottis e Montanariello che hanno chiesto un piano di emergenza con l'ipotesi di un commissario. Non è accettabile, dicono, scaricare sulle disattenzioni di chi è alla guida le responsabilità di questa scia di sangue. Bisogna chiudere con la stagione dei ritardi e dell'inerzia, vere cause di quanto tragicamente sta accadendo da troppo tempo, concludono.